L'anticiclone è di natura dinamica, con temperature un po' oltre le medie del periodo sull'Italia, mantiene sempre la sua stabilità, i suoi massimi proprio tra le nostre regioni e i Balcani. Possiamo notare un martedì con cieli sereni o poco nuvolosi, sfioriamo i 15-16 gradi al sud, solamente il libeccio si fa un po' sentire con il suo alito umido sulla Liguria, sulla Toscana, la pianura padana, qui nubi medio-basse, ma pochissimi fenomeni, qualche goccia di pioggia tra Versilia e Liguria centro-orientale. Le perturbazioni però nei prossimi giorni cercheranno di scalfire questo enorme muro anticiclonico posizionato sul Mediterraneo. Intanto nelle prossime ore, ma anche domani, cieli sereni o poco nuvolosi sullo stivale, anche isole maggiori, un po' di nubi basse in pianura padana ma senza effetti, alternate a schiarite, sole sull'area alpina. Abbiamo segnalato ancora deboli fenomeni dei disturbi sulla Liguria centro-orientale e al più Versilia. Per quanto riguarda appunto il fine settimana, possiamo notare come l'alta pressione verrà un po' più schiacciata verso sud dalle correnti atlantiche, che man mano cercheranno di prendere la situazione in mano sull'Europa centro-settentrionale con i numerosi fronti atlantici di passaggio, ma qualcosina potrebbe arrivare anche sulle nostre regioni con l'isolamento di una zona di bassa pressione in quota proprio nel fine settimana anche al centro-sud. E poi cosa succederà durante la prossima settimana? Un volto un po' più invernale sull'Italia, perché l'alta pressione poi andrà verso nord, verso le isole britanniche e la Scandinavia, e quindi da noi, da est, giungerà dell'aria più fredda dai Balcani. Questo durante appunto la settimana 21. I maggiori dettagli li trovate sul nostro sito web.